malattie infiammatorie dell'intestino, malattie croniche, colpiscono anche i bambini, è così. Assolutamente sì, anzi, le diagnosi in quest'ultimo periodo sembrano essere in incremento. Abbiamo detto prima che una diagnosi su quattro si fa sotto i 18 anni e il bambino è un soggetto che può appunto sviluppare una malattia infiammatoria cronica intestinale. Quali sono i sintomi che devono far pensare a questa malattia? I sintomi possono essere anche banali e sovrapporsi a quello che sono le patologie che il pediatra vede più frequentemente, che sono le patologie gastrointestinali funzionali. Però ci sono una serie di sintomi che noi chiamiamo red flags, cioè allarme, sintomi di allarme che ci fanno pensare invece ad una patologia organica. Quando c'è questo sospetto, quando ci sono questi sintomi di allarme, che so io il sangue, il dolore addominale la notte, un dimagramento, un disturbo nello sviluppo puberale, il bambino viene preso in carico, deve essere preso in carico dal specialista gastroenterologo pediatra e che condurrà tutta una serie di indagini. Le strutture sanitarie sarde sono in grado di curare i bambini con queste malattie? Sì, anche se con difficoltà, perché ormai è diventato una cosa abbastanza conosciuta, c'è stata una sorta, con questa riforma sanitaria, una sorta di diaspora dei pediatri, per cui siamo stati suddivisi in due parti. Una parte che è rimasta in Arna Sbrozzo, dove c'è l'anatomia patologica che noi utilizziamo, c'è l'endoscopia, ci sono altre specialità di cui noi abbiamo bisogno, e un'altra parte che è rimasta nel microcitemico. Ma noi non demordiamo, il bambino non lo molliamo e portiamo a termine la diagnosi sempre, anche le terapie. È importante accompagnare il bambino che diventa adulto ad un altro livello di cure, così. Esatto, noi già da tanti anni con i medici dell'adulto, in particolare il dottor Mocci, abbiamo un ambulatorio che si chiama ambulatorio di transizione, dove a poco il paziente pediatrico viene portato dal mondo del bambino verso il mondo dell'adulto. Siamo in grado di sapere quanti sono i bambini attualmente, con questa patologia in Sardegna? Esattamente no, perché non esiste un registro, noi ne abbiamo in carico però un centinaio.